Venerdì 17 giugno, una data che solo a pronunciarla mette un po' i brividi. Buongiorno cari amici di Filo Diretto, ultimo appuntamento della settimana con la nostra mezz'ora. 0131 23 10 92 il nostro numero di telefono. Allora, io devo chiedervi una cortesia perché continuano ad arrivarci segnalazioni sia sulle nostre pagine personali di Facebook sia tramite via lettera. Vi ho letto l'altro giorno una lettera, anche se era così condita con delle non verità, però insomma ci tirano un po' le orecchie per il fatto che telefonano sempre gli stessi in questa mezz'ora e che ci sono tante persone che vorrebbero prendere la linea ma che purtroppo non riescono. Allora io chiedo ai nostri cari amici ai quali noi vogliamo tanto bene perché ci chiamano tutti i giorni, se magari lo possono fare con cadenza un pochino più dilatata, di modo da dare la possibilità anche ad altri telespettatori che ci seguono di potersi mettere in contatto con noi e farci le nostre segnalazioni. Un favore che vi chiedo, so che non è educazione farlo, però insomma ci spiace anche che tanti non riescano così ad esprimere i loro pensieri. Allora, 0131 23, oggi non chiama nessuno magari, 23 10 92 il nostro numero di telefono. Adesso la linea è libera, chi vuole può serenamente telefonare. Dunque, detto questo, devo fare un ringraziamento all'AMAG Ambiente di Alessandria e in particolar modo al suo presidente Claudio Perissinotto, perché abbiamo avuto la segnalazione di un nostro telespettatore, purtroppo disabile, che aveva dei problemi a parcheggiare nello stallo predisposto per le persone disabili a Spinetta Marengo di fronte alla banca, alla BPM. C'erano cinque cassonetti messi uno in fila all'altro, uno in particolar modo poggiava proprio sul parcheggio ed era problematico per questo signore e per altri nelle sue condizioni di poter parcheggiare. Ecco, noi abbiamo avvisato immediatamente il presidente Perissinotto, il quale diligentemente ha fatto spostare questo bidone incriminato, l'ha fatto mettere nell'ultima fila, ci ha telefonato il nostro telespettatore di Spinetta ed era contento. Ecco, noi siamo molto felici per lui. Ovviamente invitiamo gli abitanti di Spinetta che abitano lì nelle zone, quando buttano via la spazzatura, non spostare i bidoni, perché altrimenti il problema si ripropone nuovamente. Quindi insomma ci appelliamo al vostro senso civico, non solo a quello degli abitanti di Spinetta ma a tutti gli abitanti delle province che ci seguono. Fate attenzione agli stalli predisposti per i disabili, cerchiamo di non aggravare ulteriormente le loro condizioni di vita, già che non vivono in maniera così facile. Pronto, buongiorno. Buongiorno signor Racchetti, sono Rosalba di Alessandria. Buongiorno. La sto chiamando per fare una precisazione. Sì. Sento tutte le persone che si lamentano, che aumentano le tasse, e io ho ricevuto la bolletta della spazzatura proprio da pochi giorni e devo dire che non è aumentata, ma anche è ribassata di 20 euro. Ah, però. E quindi questo è merito del nostro comune, del nostro sindaco, no? Beh sì, evidentemente ci sarà stato qualche conteggio che alla fine ha fatto figurare poi un... Ad ogni modo, io l'anno scorso abitavo in 80 metri quadrati ed ho pagato molto di più. Quest'anno abito in via d'Orsena, che è anche una via abbastanza qualificata, ho 100 metri quadrati, ho pagato di meno. Quindi volevo dirlo, perché mi sa che le persone esagerano un po'. Questo povero sindaco, ce l'hanno tutti corrita. E allora ci tenevo a precisare che, insomma, Rita non farà proprio al 100% quello che la città ha bisogno, quello è vero, però mancano anche i soldi, poi la bacchetta magica non ce l'abbiamo e non ce l'ha neanche lei, farà le cose un po' alla volta, poco per volta. Cosa le dice Katie? Dico che ha ragione,
io la penso come lei, però insomma noi siamo qua per ricevere le vostre segnalazioni. E quindi... Io volevo appunto segnalare che insomma la spazzatura qui ad Alessandria perlomeno è diminuita. Va bene. Ecco. Grazie, grazie. Ogni tanto qualche bella notizia ci ogni fa piacere. Tanto infatti. Notizia bisogna darla, ecco. La ringrazio, buona grazie giornata. Grazie a lei, buona giornata e buon fine settimana. Arrivederci. Allora, il numero di telefono lo vedete qui, ho già chiesto alle persone che ci chiamano tutti i giorni se lo possono fare in maniera un pochino più dilatata per dar spazio a chi non riesce mai a prendere la linea, quindi nuovamente vi invito a chiamare, la linea adesso è libera, quindi potete telefonare. Tanto che aspettiamo altre segnalazioni, allora voi dovete sapere che c'è un signore di cui vi ho già parlato l'altro giorno, un grande gentiluomo che si chiama Mario, con il quale intrattengo una virtuale corrispondenza, nel senso io virtuale ovviamente perché non conosco questo signore, non so dove abita, mentre lui mi scrive delle lettere. E devo dire, signor Mario, perché sicuramente lei ci starà seguendo, che le sue lettere mi emozionano. E mi hanno riportato a quando eravamo ragazzini, quando non esistevano questi infernali mezzi così freddi che sono le mail, che sono gli SMS tramite cellulare oppure i WhatsApp, che sono comunque sempre messaggi. E quando si scrivevano le lettere, quando mettevamo il nostro cuore, mettevamo la nostra anima, mettevamo il nostro sapere, ci spremevamo le meningi affinché i pensieri fossero scritti il meglio possibile. Ecco, io rileggendo le sue lettere mi sono ritrovata ragazzina e ho riprovato e sto riprovando le stesse emozioni di un tempo, per cui la volevo ringraziare veramente tanto per questo. Ogni tanto fa bene, no? Ritrovare un po' del nostro passato e risentire e riscoprire antichi sentimenti che purtroppo abbiamo totalmente dimenticato e capire quanto oggi purtroppo siamo molto freddi nei gesti che facciamo, perché li facciamo in maniera automatica, li facciamo molto velocemente, mentre invece un tempo sicuramente c'era molto meno, ma provavamo molte più emozioni in quel poco che avevamo a disposizione. Poi vi leggerò alcuni stralci di questa lettera. Intanto, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Paolo e chiamo da Alessandria. Buongiorno, signor Paolo. Ci siamo già sentiti altre volte. Sì. Niente, visto che oggi è una data proprio, sa, perché è superstizioso, è una data da toccarsi. Tremenda. Ecco, io voglio dare due belle notizie. Bene, oh che bello, perché oggi un po' di belle tutto notizie. Male, tutto male, invece esiste ancora il bene. Perché fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, no? Altro che... Ecco, allora siccome io sono un vedente degli ultimi anni e sento molto la radio, ho sentito due belle notizie. Allora, la prima è che un sacerdote ancora giovane a Torino, non ne ha parlato nessuno, ancora molto giovane, 40 anni, allora aveva bisogno del trapianto di cuore e c'era un altro che... l'aveva bisogno anche lui, era un padre di famiglia, a lui ha rinunciato per quell'altro signore ed è morto, l'ha detto una signora alla radio e già qualche anno fa, non ne parla nessuno. E poi l'altra bella notizia è che non sono tutti disonesti come quelli del cartellino, sa che tipo per gli altri, che è uno scandalo, però di una di Spotorno che è data in pensione dopo 42 anni è vero, e senza non ha mai fare fatto un giorno un'ora di malattia. Ecco. Quindi sono due belle notizie, la gente deve sapere che c'è ancora tanta gente buona. Un saluto, la ringrazio, buon fine settimana. Grazie a lei signor Paolo, buongiorno, buongiorno. Meno male, va che oggi, visto che è l'ultimo giorno della settimana, così apriamo un po' una finestra di buon umore e di sole. Della signora di Livorno c'era l'altro giorno su tutti i giornali, quindi chapeau a questa signora che si è fatta 42 anni di lavoro senza mai fare un giorno di assenza. Per l'altra questione ovviamente rimarchiamo il grande gesto di solidarietà che ha fatto
questa persona nel regalare il cuore destinato a lui, ad un altro bisognoso, come abbiamo sentito purtroppo una storia lieta a metà, perché questo grande gesto di generosità è stato pagato con la vita, però insomma un avvenimento che ci deve fare riflettere. Pronto, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono, mi chiamo Concetta, chiamo da Alessandria. Signora Concetta? Sì. Perfetto, buongiorno. Buongiorno a lei, guardi, questa è la prima volta che la chiamo. La chiamo per un problema, per me è un po' grave, diciamo, che sugli autobus che io prendo tutti i giorni non c'è più sicurezza. Perché io faccio il biglietto tutti i giorni, vado perché vado a lavorare e sinceramente settimana scorsa sono stata infastidita da dei ragazzini di 13-14 anni. Nessuno dice niente, nessuno fa niente. Ma siamo arrivati a questo punto, non lo so. Sì, è un problema di cui ci siamo già occupati, della sicurezza all'interno degli autobus. Ora speriamo che con questo nuovo percorso dell'ATM ci sia anche venga anche puntata l'attenzione proprio sul discorso della sicurezza. Comunque ha fatto bene a ricordarcelo. Sì, no, perché non se ne può più. Già certo. Con i passeggini, che 4-5 passeggini, già gli orari, che fanno gli orari che vogliono. Se gli chiede una cosa, una qualsiasi domanda, non sanno mai niente, anche gli autisti, niente. Poi oltretutto io sono una persona di 59 anni che mi devo sentire presa in giro da dei ragazzini, questo no, mi certo, non esiste. Mi ha lasciato la mano in bocca. Non esiste. Grazie signora Concetta, ce ne occuperemo. Buona giornata, arrivederci. Allora 0131 23 10 92. Il nostro numero di telefono, abbiamo ancora tanto tempo da stare insieme, il telefono adesso è libero e quindi potete telefonare. Io vorrei anche, così, visto che si sta parlando anche di senso civico, vorrei ringraziare pubblicamente un nostro collega che l'altro giorno ha prestato aiuto a un ragazzo di colore che era steso a terra ad Alessandria, nella totale indifferenza dei passanti. Ecco, questo nostro collega ha prestato soccorso, questo ragazzo nero era in preda a una crisi epilettica, quindi pensate, stava veramente male, e proprio grazie al nostro collega ha potuto avere un soccorso immediato e quindi anche le cure dovute. E quindi vorrei ringraziare tanto Tiziano. Grazie a nome di tutti e in particolare a nome mio. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, senta, mi chiamo Bagliano, abito in via Marmora 50. Ad Alessandria? Ho lo stesso signora, mi scusi. Signora, mi scusi. Signora, abbiamo bidoni davanti il portone. Signora, mi scusi. Non ha tempo a vuotarla che si riempie di sacchi il marciapiede. Io non so da dove arriva tutta questa spazzatura. Io abito al terzo piano e 2 anni che abito qua non riesco a aprire la porta per della camera da letto. È una schifezza. Mi hanno fatto presente giusto stamattina i vigili che ho trovato in strada. Però è un problema che si risolve momentaneamente dopo mezz'ora che portano via la roba di nuovo piena. Mi sente, signora? Sì, perché okay. Ho passato la televisione. Ok, allora, io non ho capito, da dove chiama lei? Chiamo da via La Marmora 50, Corso La Marmora 50. Ad Alessandria? Ad Alessandria. Perfetto. Allora, mi stava dicendo che davanti a casa sua ci sono dei cassonetti della spazzatura? Quattro cassonetti grandi e 2 piccoli, uno della differenziata che sempre è stracolmo. Non fanno tempo a vuotarlo che si riempie tutto anche il marciapiede. Io non so da dove arrivano tutti quei sacchi e tutta quell'immondizia. A parte che qui è grande, prende 2-3 case. Nel mio alloggio, nella mia scala c'è 3 persone soltanto. Ma secondo lei se mettessero un cassonetto in più si potrebbe risolvere? No, secondo me ne dovrebbero togliere uno e spostare leggermente i cassonetti, perché
è un disastro qua, è uno schifo proprio. Ma spostarli e metterli dove? Metterli lì, ma metterli giusti, leggermente davanti al portone, toglierne uno leggermente davanti al portone. Io ho lo stesso problema che ho il posto macchina, ma quando faccio retromarcia tante volte rischio di andare a finire nel cassonetto. Va bene signora, chiederemo e poi le facciamo sapere. Ma tramite... Io stamattina gliel'ho già fatto presente i due vigili che ho visto per la strada, poi continuo a telefonare all'anno, ma c'è sempre la segreteria o la musica, non ti rispondono mai. Insomma, sono sola, pago 300 euro di spazzatura, non è che paghi tanto, poco. Vorrei almeno avere un pochino di... Va bene signora, ce ne occuperemo. La ringrazio tanto. Niente, ci mancherebbe. Buongiorno, arrivederci. Oh mamma mia, eravamo partiti bene, mi sa che stiamo di nuovo riprendendo la strada delle lamentele. Speriamo che ci sia qualcuno che ci telefoni, che abbia un'altra buona notizia in questo venerdì 17, che insomma che sembra un po' macabro come giorno. Allora, vi stavo parlando di questo signore, di questo signor Mario, anzi no, ve ne parlo dopo. Prima vorrei anche fare i complimenti alla polizia di Alessandria, che è riuscito ad individuare, l'avrete sicuramente letto tutti, ce ne siamo anche occupati noi ieri, uno dei rapinatori della giornalista Emma Camagna, nostra collaboratrice, nonché grande personaggio, una persona estremamente meravigliosa. Come sicuramente tutti saprete, Emma è stata derubata in casa il giorno di Pasqua, è stata strattonata a terra nel suo appartamento, è stata trascinata per tutto il corridoio, legata, imbavagliata, ed è stata derubata di oggetti e monili per un valore che si aggira tra i 50 e i 60 mila euro. Bene, la polizia dopo 2 mesi di indagini è riuscita, tramite anche tante telecamere che gentilmente chi li ha installate nella zona ha dato le immagini, le ha date a disposizione agli inquirenti, sono riusciti ad individuare uno di questi rapinatori. Si tratta di un albanese, la polizia sospetta che ad agire siano state 3 persone, 2 nell'alloggio di Emma e 1 che invece abbia fatto da palo, e quindi ovviamente le indagini proseguono per individuare le altre 2 persone. C'è un avvocato di Alessandria che ieri era di turno ed è stato chiamato, l'avvocato Cormaio, a difendere questo albanese come avvocato d'ufficio, e lui non se l'è sentita di difendere questo albanese che ha rapinato la casa di una giornalista che da tanti anni segue la cronaca giudiziaria e che quindi quotidianamente si reca in tribunale per seguire i vari processi. Ecco, noi speriamo che questa brutta avventura si possa chiudere qua e così riportare alla pace e alla serenità una donna che, oltre ad essere un essere umano come tutti quanti, non ha più 20 anni, e quindi c'è anche l'aggravante dell'età. Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno signora Chetti. Buongiorno. Chiamo dall'Alessandria. Sì. Esattamente dal Cristo. Sì. Ecco, ha presente il sottopasso che hanno fatto per andare alla D3? Sì, certo. Ecco, stamattina devo andare allo studio radiologico. E passo in via della Moscia, è tutta rotta, ho tentato di passare dal sottopasso, è proibito, è pericoloso, però ho notato che ci sono i 2 passaggi pedonali ai lati e sono pieni di erbacce che è impossibile passare. Forse non li hanno mai puliti dal primo giorno che sono nati, penso. Allora signora, devo dirle, non ho portato di qua le mail che mi sono arrivate con tutto il piano per la prossima settimana dell'amministrazione comunale per quanto riguarda il taglio dell'erba, e vado a memoria, c'era scritto proprio il Cristo e c'erano un sacco di vie, quindi speriamo, magari ce lo faccia sapere se alla fine pulito. Della prossima settimana saranno pulite, altrimenti facciamo una segnalazione in comune. Bene, ora non ricordo, ringrazio. No, ci mancherebbe, grazie a lei, buongiorno. Buongiorno, ovviamente buongiorno, non ricordo adesso quali sono le zone esatte che verranno pulite dalle erbacce nella zona Cristo.
visto. Comunque ci sono due fogli interi pieni, zeppi di vie che, nelle quali l'amministrazione comunale interverrà per la prossima settimana. Quindi insomma, piano piano, come vi dicevo e vi ho detto tante volte, cerchiamo di avere anche magari un po' di pazienza e poi vediamo se alla fine lavori. Sono state tagliate le erbe, non le erbacce, signor Mario. Il signor Mario ha scritto, anzi guardi, l'ha scritto proprio qua: seguendo la vostra trasmissione ogni giorno sento spesso gente continuamente parlare di erbacce. Non esistono le erbacce, dice il signor Mario, ma le erbe. Le erbe sono vita, natura, tutte hanno un'utilità anche medicinali. Quindi chiamiamola erba alta, ha ragione. Noi così quando qualcosa ci dà fastidio subito usiamo un aggettivo dispregiativo dimenticandoci la natura dell'oggetto di cui stiamo parlando, in questo caso di un prodotto della terra. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Chetti, sono Bruna. Buongiorno signora Bruna. Buongiorno, senta, io volevo parlarle del sequestro dei cani che è avvenuto due mesi fa, un mese fa, a Val Madonna, Valle San Bartolomeo. Sì, Valle San Bartolomeo, sì. Ecco, questi cani adesso sono a Cascina Rosa. Allora, dato che sui social network o su Facebook, insomma, su queste cose, c'è una critica enorme su come vengono trattati i cani, e quindi ci va di mezzo l'ATA, dato che io conosco la Cascina Rosa, conosco le volontarie, mi sembra impossibile che possano succedere queste cose, anche perché l'associazione deve rispondere, cioè deve fare quello che dice il comune di Alessandria. Allora io vorrei sapere se quello che scrivono è vero, cioè che il comune fa pagare se uno toglie i cani, insomma delle cose molto brutte. Allora non potrebbe venire qualcuno del comune o dei veterinari dell'ASO, comunque qualche responsabile, a spiegare come sono le cose veramente? Perché insomma qualche cane è morto, vabbè, era pure vecchio, però insomma sappiamo che trasportare i cani vecchi, molto vecchi, purtroppo succede. Qualcuno è morto per altre cose, quindi sarebbe giusto, proprio anche perché è anche una questione civile anche questo degli animali in città, insomma del canile, una cosa e l'altra. L'altro che è sempre stata abbastanza, ha avuto sempre una buona nomea questo canile, anche l'associazione. Mi trovo veramente sconcertante quello che sta succedendo e non vorrei essere delusa così come tanti altri animalisti. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Invitiamo, a volte ci sono le volontarie o i volontari della Cascina Rosa che seguono questa trasmissione. Ora non so se riusciranno perché mancano ancora 4 minuti, però se c'è qualcuno all'ascolto che fa il volontario a Cascina Rosa, se vuole gentilmente comporre lo 0131 23 10 92 e almeno ci spiega la situazione di questi cani che sono stati sequestrati da un canile a Valle San Bartolomeo, e cerchiamo di accertarci sulle condizioni di salute. Se non riusciamo oggi, ovviamente lo faremo noi subito dopo la trasmissione, e poi lunedì vi diremo insieme, anche speriamo di avere anche altre risposte riguardo alle segnalazioni che ci avete fatto. Allora, riusciamo ancora a prendere uno o due telefonate? 0131 23 10 92, il telefono è libero e quindi vi aspettiamo. Sento che sta squillando, quindi aspetto un momento, siamo quasi in dirittura di arrivo. Vi anticipo già che Filo Diretto ritornerà lunedì alle ore 12. Vi ricordo anche che andremo in onda ancora fino al lunedì, se non sbaglio, c'è una telefonata, 1° luglio. Pronto, buongiorno? Pronto? Ah, un attimo, vabbè. Allora, vi dicevo, lunedì è 1° luglio, scusate, sarà l'ultima trasmissione della stagione, poi riprenderemo il primo lunedì di settembre. Pronto, buongiorno? Sì, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, signora. Senta, la ringrazio intanto di aver accettato la mia telefonata. Volevo solo dire questo, seguo la vostra trasmissione.
Cioè, devo dire onestamente che non la seguo molto, però così oggi facendo zappi sul telecomando mi sono soffermato su queste cose qui, no? E trovo interessante il discorso che portate avanti. Ma io volevo così dire da cittadino normale come tante altre persone. Ma la gente poi effettivamente si rende conto quali sono le difficoltà della gente o dell'amministrazione locale a risolvere tutte le problematiche? Perché io sentivo alcuni discorsi sui rifiuti e mi è sembrato una cosa un po' fuori dal normale, no? Perché si lamenta sempre quando le amministrazioni non fanno raccogliere rifiuti, però la gente al momento in cui deve rispettare i diritti dei cittadini, al momento in cui fanno sciopero alcune situazioni, ma la gente che tipo di collaborazione dà in merito a queste cose? Perché la gente butta il fiore ai rifiuti e pensa di aver risolto il problema. Io direi che la gente, per poter risolvere questi problemi, dovrebbe collaborare molto di più. Ecco, la ringrazio su questo. Grazie a lei. Grazie a lei, una riflessione che ci piace molto e che per alcuni casi calza veramente a pennello. Ne parleremo poi dettagliatamente. Vi voglio lasciare con due righe del signor Mario. In gioventù, vi ricordo, è un uomo che ha più di 90 anni, anzi è un ragazzo che ha più di 90 anni. In gioventù era tutto un desiderio, auto, vestiti, capelli impomatati e ragazze. Oggi che sto chiudendo mi rendo conto quanto poco fossero i valori di quelle cose. Nella vita ho avuto tutto, troppo. Oggi l'età mi proibisce tutto questo. In gioventù era tutto un desiderio, auto, vestiti, capelli impomatati e ragazze. È bellissima questa frase, a me piace tantissimo. Grazie signor Mario, grazie a voi tutti, buon fine settimana e come detto prima ci vediamo lunedì alle ore 12.